E prima di cominciare questo video, visto che se avete letto il titolo, vi ringrazio. Mi ringrazio tanto per i 50 iscritti, ragazzi. Siete grandi, grandi, grandi. In questo video voglio salutare Showazzo Mazzo, ciao amico. Lui fa live quasi tutti i giorni. Io preferisco che le fa tutti i giorni. Grande Showazzo, grande, grande. Che mi sta ora per fare una intro. Speriamo che la farà bella. E Lookbot mi ha fatto quella grafica nuova per il mio canale, che è molto figa. Comunque, cominciamo. Siamo qui su RPG Maker XP. Allora, per lo speciale ci sono iscritti, saremo qui solo su come creare un gioco Pokémon. Sullo speciale faremo come aggiungere un nuovo Pokémon. Allora, prima cosa, per aggiungere un nuovo Pokémon, se volete aggiungere un nuovo Pokémon dovete mettere prima la grafica nella cartella graphics. Allora, io metto questo Ninetales nel gioco, che dopo lo toglierò, infatti non faccio manco trasparenze e nulla perché non mi interessa un cazzo, dire il vero, del Ninetales forma Alola. Andiamo in Pokémon Essential Graphics Butlers e mettete il nuovo Pokémon qui. Ora il mio Pokémon è qui. Ora vi spiego. Allora, vedete, il 690 significa il numero del Pokédex, che è il Pokémon. Ogni Pokémon deve avere un suo numero successivo all'altro. Visto che questo è 690, a questo devo mettere 691. Poi, se volete mettere un back, cioè la parte quando voi avete il Pokémon, quando vedete voi di spalle il Pokémon, voi prendete uno sprite di un Pokémon girato alle spalle, e per farlo, per avere lo back, per esempio lo sprite che è girato alle spalle, volete aggiungerlo nel gioco, dovete mettere al numero del Pokédex successivo al numero che avete prima, dovete aggiungere una B. Se il Pokémon volete farlo diventare shiny, aggiungete una S. E se volete fare il back dello shiny, SB. Se non volete niente, nulla. Poi ci sarà anche la mega evoluzione di questi Pokémon, che vi spiegherò più in là. Ora, il Ninetales Alola è 691. Ecco, 691 Ninetales Alola. Prima cosa, dovete andare. Se voi avete, io il back ora non lo metto, che non mi interessa, tanto lo toglierò. O scegliete un Pokémon, prendete da internet lo sprite da Google Immagini, ve lo prendete e aggiungete il Pokémon che volete. Speriamo che si sente, perché se l'auto è corrotto, mi incazzo. Mi incazzo male. Allora, andiamo nel PBS. PBS, grazie comunque per i 50 iscritti. Ora siamo a 53. Grazie anche a Showazzo Mazzo, che grazie a lui ho avuto questi iscritti. Grazie Showazzo. Grazie Leonardo. Grazie, grazie, grazie. Guardate i suoi video. Adesso è in corso una live sul suo canale di Clash of Clans e Clash Royale. Adesso però, non so se quando pubblicherò il video, penso fra 10 minuti, se quando pubblicherò il video ci sarà ancora questa live. Allora, voi no? Adesso. Questo name
e il nome del Pokémon. Quando combattete con lui, sta scritto un nome. L'internal name per richiamarlo serve per richiamare il Pokémon in eventi. E quando voi fate lo script della Wild Battle che volete affrontare un Pokémon, il tipo, ovviamente dovete scrivere tutto in inglese, se no non se lo chiama niente. Il tipo potete mettere tipo 1 e tipo 2. E mettete il tipo del Pokémon in inglese. Poi basta stato, ad esempio, a livello 1 questo Pokémon, il suo stato com'è? Per esempio, io qui ho 35, 55, ognuno di questi numeri può rappresentare attacco, difesa speciale, PS, velocità e attacco e difesa normale. E voi potete modificarlo come volete. Poi passiamo al gender rate, che significa se può essere maschio o solo femmina, oppure può essere al 50% maschio e al 50% femmina, oppure 75% femmina e al 25% maschio. Infatti, cosa scritto fai mal significa femmina al 50%. Questo non so cosa significa. Poi sono la base di esperienza che ha il tuo Pokémon, che non interessa. L'effort point, non so. La rarità del Pokémon e la felicità che ha all'inizio. Rareness non so, però happiness è la felicità. Non so se è rarità, ho detto rare. Vabbè. Abilità. Abilities qui. Poi dovete mettere l'abilità in inglese del Pokémon che vuoi che devo avere. Abilità. Leader ability. Leader, non so. Penso un'abilità di uovo che quando si chiude l'uovo aveva questa abilità. Ma io non so come. Poi qui moves dovete mettere le mosse che potrà prendere il vostro Pokémon al livello corrispondente. Per esempio qui sta 1, virgola, e mettete la mossa. Voi, ad esempio, se un Pokémon deve imparare a livello 100 una mossa, scrivete 100, virgola, è la mossa che deve imparare. Tutto chiaro? Come vedete, 1, virgola, growl, che sarebbe ruggito. Compatibility, per esempio, se andate alla pensione e volete fare un uovo, ha compatibilità col tipo folletto. Questo Pokémon è il mio. Voi dovete mettere il tipo cui è compatibile. Steeple's Match significa i passi che fa l'uovo per schiudersi, l'uovo di questo Pokémon per schiudersi. Hate and Weight, non so che cos'è, il colore del Pokémon. Scegliete un colore, ma anche se scrivete blu e il Pokémon dovrebbe essere verde, il colore non diventa verde il Pokémon. È voi che il Pokédex lo richiama verde come Pokémon. E poi l'habitat, dove lo si può trovare? Nella foresta o qualche altra parte. I regional numbers, i numeri del Pokédex. Il Pokédex di Kanto è 25, di Johto 22 e nazionale 690 a me. Poi voi vedete voi. Poi Kind Fuocotopo. A me Kind, quando per esempio il Pokédex richiama il Pokémon come, per esempio, Chimchar, Pokémon scimpanzé. Voi scrivete qui i Pokémon come dovrebbe richiamarsi il Pokédex. Invece qui Pokédex è la descrizione del vostro Pokémon nel Pokédex. Poi questi qua penso che trovo gli oggetti in una, questo non so, questo non ci interessa. Fino all'evoluzione. Per esempio, Evolution, scrivete un nome tutto maiuscolo di un Pokémon. Io scrivo minuscolo, però voi capite, scrivo così. Però voi capite che dovete scrivere maiuscolo. Questo non è un Pokémon. Poi mettete virgola e il livello che si evolve. Potete mettere anche item, virgola, l'oggetto che si evolve con un oggetto. Ora questo Pokémon è mio, non ha evoluzioni. Fire Pikachu, che è un Pikachu Delta, il tipo fuoco. Allora, Fire Pikachu qua, ora cambiamo.
mette, quasi cambia il numero per il Pokédex nazionale che verrà dopo. 691, io in mente il slalo. Allora, aspettate un attimino. Lo chiamo SSSS e l'interland name lo chiamo Loffa. Poi il resto rimane così. Aspettate, tutto grande, se no non si chiama Loffa. Ok, il nostro Pokémon è stato aggiunto e ora vediamo se è aggiunto veramente. E voi mi ringrazierete per questo? Penso. Oh, metto un Pokémon a caso. Allora, ragazzi. Allora. Questo è lo script che si è evidenziato. È lo script per le Wild Battle. PB. PB. W grande, ILD piccola, B grande, ATTLE grande, parentesi, PBS grande, PHIS piccolo, due doppi punti, il nome del Pokémon in grande, fate una virgola e il livello che deve avere questo Pokémon quando lo affrontate. Poi voi vedete, mettete la scheda in dietro, bloccate il video per vedere lo script, lo copiate e riavviate il video. Ora, per aggiungere lo script, andate su if, mettete lo script o su script proprio. Io mi trovo con if, faccio if numero 4 script e aggiungo lo script. Ora, poi dovrete scrivere Loffa, visto che se l'internal name, come avete scritto, Loffa o non Loffa, se l'internal name è quello, il Pokémon è quello, anche se il nome quando lo affronterete è Ninetales. Aspettate che tanto ora si avvia il gioco. Vediamo in quanto siamo in rec. 12 minuti. Allora, questo video sarà con la intro, spero. Se non ho messo la intro non prendetevela con me perché non posso fare sempre editing del video. Ringrazio di nuovo Sciavazzo Mazzo. Grande amico. Grande. Grande. Ragazzi, io taglio! Io taglio un attimo! Rieccoci ragazzi. Come vedete lì c'è il nostro Charizard. Se affrontiamo questo Pokémon, come vedete, perché non c'è? E poi ci troviamo Wild Battle con il Pokémon. Ma scusate, io ho messo la grafica di Ninetales. Perché? Perché? Proviamo con un'altra. Proviamo con un'altra grafica, ragazzi. Aspettate un attimo. Eccomi, dovevo mettere il PC sotto carica. Allora, prendiamo questo cazzo di Fennekin. Allora, un attimo. Vedo che quello per quello sprite forse non era buono. Forse non era buono. Ora questo lo chiamiamo Fennekin.
sei? No. Ma che cazzo fai? Che cazzo fai? Fennekin, che cazzo fai? 691. Sì, questa è un'immagine JPEG. Non è un'immagine PNG. Cioè, eliminiamolo questo stronzo di Nintel Salola. Abbiamo messo il nostro Fennekin. Facciamo un attimo fuoco. Abbiamo fatto fuoco, ci parliamo di nuovo. Come vedete, lo sprite è diventato Fennekin. Non vi dico bugie. Allora, noi facciamo fuga. Allora, spero di essere stato utile. Come avete ben visto, spero che avete capito. Grazie per i 50 iscritti. Grazie a Sciovazzo Mazzo. Grazie a tutti voi ragazzi che sono iscritti al mio canale. Un grazie vi da Sciovazzo Mazzo. Lo adoro. Spero di aver detto bene il nome del tuo canale. Scrivete nei commenti se è tutto bene, se ne pronuncia quella. Comunque, ciao, al prossimo video. Non ve l'aspettavate, eh? Al prossimo video, basta, basta, basta di dire cavolate.